dalla luce di Lucifero alla consacrazione del drago, l'avvento del regime dell'anticristo è in atto, e questo verrà soprattutto attuato e introdotto in Europa, laddove già simboli di Moloch, delle porte infernali e della bestia, ossia dell'anticristo stesso, sono già più che comuni. Molti politici di fama internazionale infatti parlano di questi simboli, sdoganandoli come se niente fosse. L'introduzione della vaccinazione di massa, insieme alla soppressione e le limitazioni delle libertà individuali, hanno portato e stanno portando tutt'oggi verso un cambio totale di rotta, dalla democrazia ad un nuovo ordine mondiale. Come più volte citato, le prossime mosse saranno la soppressione del contante e l'introduzione del microchip sottocutaneo, che molti vedono come il marchio della bestia, appunto. Nei prossimi anni vedremo sempre più gli eserciti dei vari stati scendere nelle piazze come una sorta di polizia marziale per controllare meglio le persone. Qualsiasi forma di ribellione verrà prima censurata, poi perseguitata e infine soppressa dal potere costituito. Gli illuminati hanno accelerato il loro processo e stanno sferrando l'ultimo attacco all'umanità. I rituali hanno portato frutto, d'altro canto sono più di 2000 anni che vengono celebrati. I rituali di sangue sono stati accettati dalle divinità, gli angeli ribelli, gli angeli caduti. E il prezzo lo pagherà l'umanità stessa. E sarà molto salato. Il mondo che avete conosciuto fin oggi cambierà. Vi sarà l'introduzione di un transumanesimo, e con l'identità di genere l'essere umano sarà ridotto ad un numero, non avrà più una propria identità. Già tutto questo è possibile.